pubblicità. Scegli il tuo nuovo Play Village, aeroporto o centro commerciale, torre di controllo, supermercato, carichi i bagagli, vai dal parrucchiere e via! Decollo! Chicco Play Village, il mondo come piace ai bambini. E in più, grande concorso giochi Chicco, la cartolina è su www.chicco.com. In un ristorante McDonald's il 20 e il 21 novembre potrai aiutare tanti bambini. Festeggia con noi la giornata mondiale del bambino. Il regalo più bello lo puoi fare tu. Arriva la regina della notte più bella, è Barbie Magia delle Feste, con le sue lunghe ciglia più elegante che mai. La sua bellezza illumina il cielo di mille stelle lucenti e gli amici natalini mettono allegria. Barbie Magia delle Feste, la regina del tuo Natale. Dalle profondità dell'oceano arriva un eroe veramente unico. Guarda che look, che personalità, che calzoncini. Sono SpongeBob. Schiacciagli il naso! Lasciami il naso! SpongeBob, parla, canta ed è divertentissimo! La magica notte è cominciata. Guarda, la capanna e i pastori! Come sarebbe bello avere quel presepe tutto per noi! Eccolo, il tuo presepe è qui, nella confezione di Natale di Kinder Sorpresa. Normale o super? Super Mag! È nuovo! Barrette lunghe, corte, Super Mag! Qua dentro ci sono più barrette Super Mag! Che forza! Ci costruisci tante cose proprio come vuoi tu! Da Blaswood! Attenzione! Buonasera! Non sappiamo proprio che cosa dire davanti a un simile spettacolo. C'è piace! Quando sono in ritardo alle feste, la gente dice il bello deve ancora venire. Chi chiude? Il cielo è sempre male. Questa sera alle 21 su Rai 1. Leopold è un perfetto gentiluomo del 1876. Kate, una donna di successo dei giorni nostri. Prendi moglie, Leopold. Sposati. Non sono più la tua ragazza ormai. Due cuori solitari, fino a quando i loro destini non si incontrano. Devi essere l'uomo venuto dal passato. Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini. Dillo ancora. Sono ad uso ad alzarmi quando la signora lascia la tavola. Non hai ancora deciso se vuoi cenare sulla terrazza con un duca? Che crede di venire dal 1876? No! Tu devi tornare indietro. In prima visione TV, Kate e Leopold, lunedì alle 21, su Rai 1. Quell'uomo è un sogno. Crolla una palazzina a Foggia, 8 i morti, per poco al Tg1, la cronaca della tragedia provocata forse da una fuga di gas, distrutte 2 famiglie, 6 feriti. E poi il dibattito nella maggioranza sul taglio delle tasse, oggi è intervenuto anche Casini, sentiremo cosa ha detto il ministro Siniscalco sul patto di stabilità, poi ci occuperemo della situazione in Iraq, c'è stata una strage in un commissariato di Baghdad e la condanna a morte in Afghanistan.